Ma senta, ma allora riusciamo a partire o che cosa? Allora, partire sì, non con la freccia. Ah. Se volete salire sulla freccia bisogna pagare. Ma lui, ma che? Cioè, 2 ore di ritardo. È una truffa che fate, scusa. Soluzione alla fine. Allora, c'è il treno di mezzogiorno e 42. Sì, ma ci mette 2 ore e 3 minuti. E se no alle 13:21 un altro treno regionale. Sulla freccia delle 13. Regolamento italiano. Vabbè, mi scusi, no? Col disagio che noi abbiamo provato, 3 ore e 10 di ritardo. Tanto. No, perché allora... questo è l'indennità di ritardo in questi casi. E cos'è l'indennità di ritardo? Vuol dire, quando arrivate alla stazione dove dovete scendere alla fine del viaggio, timbrate il biglietto come in partenza, dove viene scritto l'orario di arrivo. Sì. E poi si compila la domanda di rimborso che ve la posso già dare. Ma è un treno nord. Ma sono treni regionali, sono treni. Mi può dare per favore questa? Io la diffondo tutti i giornali, Corriere, Gazzettino, tutti, ok. È il regolamento così. Certo, certo. Dopo. Mi dai i moduli, però no. Nelle grandi stazioni, se domanda... sono stati minuti di ritardo, con lo stesso biglietto regionale, poi si può prendere... Ah, sempre a discrezione. Ma scusi, ma uno un servizio non ave... non avete un servizio? No, mi scusi, signora. Che ha avuto lo stesso disagio, noi da Roma non abbiamo avuto la comunicazione di non farlo, hanno pagato tutti i supplementi. Ma siete dei truffatori. No, lei sia ben attento a come parla, perché è truffatore. Non scusi, ma 3 ore che gli perdo, io pago un treno. Italia è proprio una grande cazzata. Ma io pago, scusi, ma io pago un treno per arrivare a un certo orario e arrivo 3 ore dopo. E non è una truffa. Allora, questo il servizio vi è che cosa? Scusi, io dovevo essere alle 10 a Venezia, sono qua a Verona a mezzogiorno e non siete dei truffatori, una vergogna. Che bastardo. Ma scusi, ma adesso noi, cioè, io dobbiamo essere a Venezia alle 10. Siamo qua con... Sì, non ci date? Lei vuole chiamare la polizia. Che polizia? Ma scusi, cioè, abbiamo... cavoli, no? Che polizia? Abbiamo subito una truffa, chiamate pure la polizia. Una truffa. La polizia, quella lì. Ma intanto... Sì, ma intanto 3 ore, una truffa, vergognatevi, No, vergognatevi che io sono stato truffato, io, vergognatevi che siete qui a truffare le persone. A che no, ma 3 ore di ritardo mi hai fatto fare, 3 ore di ritardo, ma 3 ore di ritardo mi hai fatto fare. 3 ore 10, non 3 ore. Ma adesso noi l'alternativa allora cos'è che ci ha detto? Abbiamo il 12.40 che ci mette 2 ore. Ci arriva a Venezia alle 3:05. Alle 3:05, l'altro invece è quell'altro che arriva alle 3:10, quello delle 13:21. Ma torno a casa. 13:21 arriva. Ma siamo sicuri o qua ci sono dei problemi in linea? Stamattina abbiamo avuto tutte le sfortune del venerdì 17, quindi spero che da oggi, da adesso, succeda. Al momento non ci sono. E l'altro problemi. Che fa l'altro? Perché questo fa tutte le fermate. Quello del 12.42 ferma dappertutto. E arriva alle 3.21 va solo a San Bonifacio, Vicenza, Padova. E a che arrivo quello lì? Alle 3:10. Ma io devo essere in tribunale a luna. È inutile tornare. Ma neanche se prende la freccia arriva bene. Torna a casa. Torna a casa. Il biglietto. Sì. Le scrivo che interrompo il viaggio qua e compila il nostro per il rimborso. Purtroppo. Capisco la rabbia tua, però... Ma dillo quella signora là che non è il suo posto lì, no? Cambiate di lavoro con la signora. Abbiamo avuto una giornata veramente... ho capito, però quella signora lì che vuol chiamare la polizia, arrivati. Vuol chiamare. No, perché no, prima guardi, alzavo la voce al telefono con mia figlia. Qua? Mi dica di cambiare mestiere. Io ho fatto il mio chiave a tessera, l'ho fatta per Schierenga. Sì. E quindi si ferma qua a Verona? Sì, intanto se devo arrivare... Io al massimo alle 2 devo essere a Venezia, al massimo, per le 2 non ce la fa, e torno a casa. Noi abbiamo il reclamo da fare, e il reclamo facendo questo reclamo. Sì, ma cosa succede con il reclamo? Con il
viene rimborsato. E chi lo devo cucinare? Allora, tutte le biglietterie lo può consegnare oppure lo può spedire lei anche. A scandalizzarlo e... No. Perché anche quelli che riceviamo noi qui, li spediamo per posta e ci sono gli indirizzi qua sull'ultima pagina. Ma se arrivo a... Adesso... c'è molto? È una cosa fattibile o... Sì, se vuole posso darmi una mano adesso. Ma allora cosa faccio adesso? Arrivo in centrale e do il biglietto, do quello. Il valore civile è un indirizzo postale tradizionale, ecco. Oppure una biglietteria di Treviglio, qualsiasi... noi partiamo, siamo partiti qui, no, a Treviglio. No, biglietteria di Trenitalia, quindi... Trenitalia? Treviglio e di Trenord. Ah, quindi no, non vale. Quindi no, allora se lei lo vuole fare da Treviglio lo può spedire per posta. Questo e se no quando arriva a Venezia lo consegna lì, intanto deve solo timbrare il biglietto a Venezia quando scende e dopo va alla biglietteria e consegnare questo. Esatto. Io allora vado a Milano, non lo fanno a Milano. Ritorno a Milano. Sì. Lo possiamo compilare in torno a Milano. Treno. Torna a Milano? Sì, quello vado a fare. Però vado a fare. 3 ore di ritardo abbiamo fatto. 3 ore di ritardo. Non c'è nessun problema, non c'è. Scusi, 3 ore di ritardo ci mettono pure. È persona che lavora, mi scusi, cioè noi 3 ore di ritardo mi ha fatto. Io dovevo. Ho capito. Bisogna insultare. Ah, io non ho insultato nessuno. No, nessuno qua nessuno può alzare la voce. No, alzare la voce è alzata lei. La voce uno che è incavolato lo può alzare, secondo me. Siamo in giro dalle 7 meno 5, 3 ore. Io dalle 6, dalle 6 che sono a Milano. Ci pigliano in giro tutti per il sedere. La signora no, la signora. E neanche l'altro, il capotreno, è stato bravissimo. Se ci sono problemi, non è che è colpa loro. Siamo in Lombardia, siamo nel centro dell'Italia, meglio della Germania. Meglio della Germania. Comunque voi lei è un favore su. Va bene. Ciao, mi faccia poco. Sì, con questo. Volete che le aiuto a compilare quel modulo lì? Allora, così quando arriva a Venezia da pronto. Io con la signora. Non sono una truffa. Io dovevo essere alle 10 a Venezia, se arrivo alle 3 non è una truffa. No, non è una truffa. Allora scrivo che interrompe il viaggio per... Sì. Dove la seguiamo per la compilazione? Ci appoggiamo sul tavolino. Dica lei, noi la seguiamo. Per Milano è che c'è. Devo compilare lei. Costa 25 euro la tutto sempre. Non è che te la rimuovo. Allora dobbiamo compilare tutto. Non la prima. Oggi andrà. C'è da causare da mettere lei. Ne mettono una causale qua qualcosa, no? Questo non è il biglietto. Il biglietto. Dove vuoi fare? Sì, è andare là per fare.